solo dolore, che non, vuole, non ho la forza di vedere che ha lottato per la sua vita e vedere, cioè, morta in diretta, che tutti l'hanno filmato e nessuno l'ha salvata, cioè, nessuno ha salvato nessuno di loro. È morta in diretta e nessuno l'ha salvata. Sono queste le parole forti della mamma di Patrizia, la ragazza di 20 anni che ha perso la vita venerdì 31 maggio, travolta insieme a Bianca e Christian dalla piena della Natisone, arrivata all'improvviso. Non ha avuto il coraggio di vedere i video, però si chiede se sia stato fatto il massimo per salvare quei ragazzi. A queste domande piano piano le indagini proveranno a dare una risposta. Nel frattempo resta solo il ricordo di una ragazza di 20 anni che amava la vita, sorrideva e sognava di fare l'architetto. Resta anche però la speranza che queste morti non siano state vane. Poi volevo non giustizia, ormai a me non mi fa né caldo né freddo. L'unica cosa che io preferirei che i nostri bambini non sono morti in vano, che magari cambiano un po' le leggi, che sono più pronti a salvare. L'unica cosa, solo quello, che magari più pronti, quando vedi che è in pericolo, non aspetti approvazione, non aspetti niente, ti vai lì a salvare le tre perché vite. Non succeda più. Quello che non succeda più, una cosa del genere. Dei soccorsi, cosa volevo, posso dire? Secondo me si poteva salvare? Secondo me sì, ma lei si poteva salvare anche da sola, perché mia figlia l'ho portata anche a imparare a nuotare, perché ho detto sempre, se vi trovate in una piscina, al mare, devi sempre sapere tirarti a galla. Lei sapeva nuotare. Ma la figlia ha aspettato Bianca che non sapeva nuotare. Che non sapeva nuotare la sua amica. Allora lei aveva un cuore grande per tutti. Allora lei non poteva... Secondo me si poteva fare di più, adesso non troppo presto per dire, non ho guardato i video perché non ho avuto il coraggio. Io prima foto che ho visto è quella dove sono loro tre abbracciati, il resto non ho più guardato, che ho visto mia figlia che tenevano le altre due. Il resto non ho guardato per dire si poteva o no, ma quello, ho visto la foto sui sassi quando era tutto asciutto, che lei con il telefonino in mano, che secondo me è lì che lei ha chiamato, ha capito il pericolo. Forse si poteva, forse era il destino, non so cosa credere, non voglio. Io voglio solo ringraziare chi l'ha cercata, ringrazio Dio che me l'hanno trovata, che almeno posso piangere sulla sua bara. E spero che ci dà la forza di sopravvivere per l'altra piccola. Patrizia e Bianca nella camera ardente sono vestite da sposa, come vuole la tradizione ortodossa, per prepararle al loro ultimo viaggio verso il cielo, e intanto torneranno a casa loro, in Romania. Resta il ricordo di due vite spezzate troppo presto, e mamma Micaela si terrà almeno il ricordo della sua Patrizia, nella speranza di trovare la forza per andare avanti e crescere anche l'altra figlia più piccola. Bravissima, bravissima figlia. Siamo stati orgogliosi di lei, era la nostra gioia, il nostro tutto. Lei andava a lavorare, andava a studiare, andava a divertirsi, sapeva dire mamma ti amo. Ogni giorno che mi mandava i messaggi su WhatsApp, mamma ti amo, ti voglio bene, mamma. Cosa posso dire? Ho perso la mia figlia e non me lo porterà nessuno, perciò io me lo ricorderò così come era, la mia Patrizia. Com'era Patrizia? Una gioia e un angelo.